La 68esima mostra internazionale del cinema approda a Napoli. Dal 1 al 7 ottobre alcune sale cittadine ospiteranno una selezione di film del festival per la rassegna Il cinema esteso, organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con la Biennale di Venezia. Il programma si concentra su lavori che di norma non girano nei circuiti commerciali, dal Faust di Alexander Sokurov, Leone d'Oro 2011, al film Rivelazione L'Abà di Guido Lombardi, premiato a Venezia come migliore opera prima. Siamo riusciti a portare finalmente a Napoli la mostra del cinema di Venezia, è la prima volta che accade, così Napoli, terza città d'Italia, alla pari di Roma e Milano, avrà una sessione della mostra del cinema di Venezia nella propria città. Film che non si vedranno nelle sale del circuito commerciale e che sono stati scelti da Marco Müller, che ringrazio per la grande disponibilità e per la delicatezza con cui ha accettato questo impegno e questo invito, appunto sono scelti tra i film internazionali che non avranno un circuito nella distribuzione quotidiana delle sale. L'iniziativa è realizzata senza spesa per le casse comunali, con un contributo ministeriale che copre le spese di trasporto e di logistica. Il concetto più importante è la comunicazione che creiamo tra il periferia e il centro, augurandoci che questo sistema possa avviare dei processi anche di rafforzamento educativo e sociale. Le realtà culturali di cinema in città sono tantissime e sono loro che lavorano per la promozione e l'educazione dei futuri cittadini che guarderanno i film.